continuiamo il nostro percorso, perché come vedete io mi appassiono e mi fermerei a parlare con voi, perché sono argomenti questi che mi toccano profondamente. E noi adesso andiamo a incontrare un altro personaggio. Io quando l'ho conosciuto la prima volta, era un giovane prete che stava vicino a Papa Wojtyła, era il suo segretario. Poi negli anni siamo diventati amici e quando è andato a Cracovia sono andato ad intervistarlo. Ascoltatelo. La gente ha scoperto santità, ma io ho accompagnato questa santità dal primo anno del seminario, quando l'ho prima volta visto. Lei ci insegnava introduzione alla filosofia. Era professore, questa volta molto giovane, molto stimato per sua preparazione dottrinale, culturale, ma soprattutto noi lo seguivamo durante intervalli, quando lui entrava in modo discreto alla cappella e si buttava in contatto, in contemplazione di Dio. Questa immagine è rimasta tra noi studenti fino ad oggi. Cioè, uomo per noi era santo dall'inizio, quando noi l'abbiamo conosciuto. Io posso dire, secondo me, lui non diventato santo quando era pontefice. Lui era santo e con questa santità è entrato per fare pastore della Chiesa Universale. Io posso solo dire che Cardinal Ratzinger era collaboratore più stimato, più amato a Giovanni Paolo II. Forse mi perdonerà Santo Padre, dirò che anche il più fedele al suo pontificato, alla sua persona. E la collaborazione era sempre perfetta, con i problemi più importanti sempre si rivolgeva al Cardinale Ratzinger e lo voleva avere dall'inizio con se stesso per affrontare i problemi più importanti dottrinali della Chiesa. Mi chiamo Flavia. Prima è stato detto, no, che Giovanni Paolo II si buttava nella contemplazione e come Benedetto XVI sia stato fedele. Ecco, come possiamo imparare la strada della contemplazione e della fedeltà? Io trovo delle domande molto, molto profonde. Certe volte sento dire che i ragazzi di oggi sono superficiali, ma almeno voi non lo siete. Perché lei ha usato due parole. Vediamo, la parola contemplazione e parola fedeltà. E sono due parole importanti. La contemplazione, che cos'è la contemplazione? La contemplazione è conservare sempre lo spirito così desto, così vigile, da poter essere sempre in relazione con il Padre Eterno. Per cui Giovanni Paolo II aveva questo, quando parlava, quando stava con gli altri, lui conservava sempre questa sintonia profonda che non lo distoglie dagli altri. Ed è questo un grande segreto della vita, in fondo. Quando uno riesce ad essere nel suo animo tranquillo e legato a Dio, non si distacca dagli uomini, non si distacca dagli altri. Riesce ad entrare in sintonia facilmente, riesce a comprenderli. E Giovanni Paolo II spesso, molto spesso, non aveva bisogno di parlare, soprattutto verso la fine, quando faceva così, guardava e spesso faceva solo una carezza. Quante volte l'ho visto accanto a persone che soffrivano, il Papa non parlare e fare solo una carezza. La seconda cosa, la fedeltà invece è qualcosa di importante. Fedeltà significa la capacità di mantenersi
fedeli al proprio dovere, costi quello che costi. E in questo cardinale Ratzinger, diventato poi Benedetto XVI, è stato fedelissimo, fedelissimo alla Chiesa, fedelissimo a Giovanni Paolo II. Ma andiamo avanti, perché Benedetto